Molto bene! Sta per avere inizio l'incontro amichevole fra la Royal Academy e la Raymond Junior High. Ora lancerò la moneta per... Ehi! Jude, vieni qui! Dove vai? La moneta non serve. Faccia cominciare loro. Una chiara provocazione! La Royal ci concede di dare il calcio d'inizio con un fare molto, molto sprezzante! Scusi, lei chi è? Cosa ci fa qui? Si comincia! La difesa intercetta la palla, che ora è tra i piedi di Carson. Carson si guarda intorno e vede lo scatto di Dragonfly che viene servito alla perfezione. Cosa ha fatto Dragonfly? Con un abile palleggio di tacco è sfuggito all'attacco di Sanford e di Hatch. Bene, quei due sono sistemati, non mi daranno più fastidio. Kevin, sono qui accanto a te. Tua, ok. Ci siete quasi, potete farcela. Swift sta per entrare in area di rigore. Kevin, tua. Max! La palla ora è di Kincaid! La Raymond conduce il gioco grazie a dei passaggi corti e rapidi! Sto per crossare! Ah! Una grandissima finta di Grimm! Un altro giocatore sta per ricevere il cross, è Dragonfly! Fantastico! Per quanto bravo possa essere il portiere, è impossibile parare un tiro così potente! Come ha fatto? Oh no! Non ci vedo! Che peccato, ci è mancato davvero un soffio! Beh, non stanno giocando così male. Jude, adesso non vi resta che giocare. Sì, facciamogli vedere come gioca la Royal Academy. Forza, sono pronto! Pensaci tu! La Royal ha segnato un gol che ha lasciato sbalorditi tutti noi per la potenza, la precisione e la velocità. È bastato un tiro, un solo tiro da centrocampo e sono passati in vantaggio. Non c'è dubbio che la squadra sia composta da autentici fuoriclasse. Ma si rialza. Gli avversari sono più forti del previsto. E il nostro portiere è svenuto. Capitano. Oh no, Mark. Mi dispiace, sono mortificato. Non sono riuscito a fermarla. Hanno una forza sovrannaturale in confronto a noi. Come facciamo a contrastarli? Non ce la faremo mai, siamo troppo inferiori. Ma cosa state dicendo? La partita è appena cominciata, chiaro? Dobbiamo dare il massimo. Ed ecco il fischio dell'arbitro. Le squadre vanno a riposo. Il primo tempo vede gli avversari in vantaggio per 10-0. Non hanno nemmeno la forza di dirsi qualcosa. Vorrei tanto sapere come fanno quelli là. Guardateli, non ce n'è uno, dico uno, col fiatone. Per forza, fanno gol da fermi. Non si scomodano neanche a correre. Segnano ogni 4-5 minuti e io non ho ancora giocato un pallone. Non lascerò che la partita finisca così. Nel secondo tempo saremo noi a farli correre fino a sfinirli. Fino a sfinirli, dici? E come facciamo? Già siamo stanchi morti, non abbiamo più un briciolo di forza. Minuti. La Raymond avrà trovato il modo di contrastare la potenza degli avversari? Calcio d'inizio per la Royal! Bene, è il momento della zona micidiale. Facciamo vedere a queste schiappe come si gioca a calcio! Zona micidiale! Continuiamo così, non devono avere un attimo di tregua. Ciclone! Tiro dai 100 calci! Dai, fatti vedere. Lo so che ci guardi. Fatti vedere, altrimenti sarà quel ragazzo laggiù in porta a farne le spese. Scaldati le mani, portiere! Ma perché lo fanno? Il loro intento non è di segnare, non gliene importa. Quello che vogliono realmente è sfinire Mark. Mettetela subito, vigliacchi! Ma che fa? Glass, preso dalla disperazione, si è tolto la maglia e ha abbandonato il campo!
Come se per la Raymond la situazione non fosse già disastrosa! Sono rimasti pure in 10! E voi sareste dei calciatori? Mi fanno pena! Non segnerebbero un gol contro di noi neanche se giocassimo una settimana di seguito. È una vera disfatta. Ma devo aiutare Mark. Gol! E con questa rete la Royal si porta sul 20-0! Non ha più senso seguire la partita. A questo punto la Raymond è definitivamente... E quello chi è? Non mi sembra di averlo mai visto. Attenzione! Conosco quel ragazzo! Nel torneo dell'anno scorso, nonostante fosse un nuovo giocatore, è diventato subito una leggenda grazie alla potenza del suo tiro! Sì! È Axel Blaze! Ha indossato la maglia della Raymond abbandonata da Glass ed è entrato in campo! Sembra intenzionato a giocare! Ora capisco, i giocatori della Royal stavano aspettando lui! Fermo! Aspetta! Tu non fai parte della nostra squadra! Non si agiti, professore, per noi può giocare. Beh, se a voi va bene, visto il consenso della Royal, la partita può riprendere. Sostituzione approvata. Axel, sapevo che saresti arrivato. Tutto bene? Ora che ci sei tu, mi sento molto meglio. Il numero 10 della Raymond Glass è stato sostituito. Entra Axel Blaze. Ora vedrete che cosa sa fare quel ragazzo col pallone. Allora è lui che stavi aspettando fin dall'inizio. Tua! Bene, ora pronti per la zona micidiale. Zona micidiale! D'accordo. Oh, è incredibile! Blaze ha evitato la zona micidiale, ma invece di provare a intercettare il pallone, corre come il vento verso la porta della Royal! Ma che fa? Speriamo che non scappi come Glass! Ho capito, sta correndo così perché si fida di me. Sa che posso parare quel tiro. E dopo che l'avrò fatto, potrò passargli la palla fin laggiù. Non ci credo. La famosa mano di luce. Sì, ce l'ho fatta! Ivan si è riuscito a parare il tiro! Non c'è dubbio, è lei, la mano di luce. Erano 40 anni che un portiere non usava questa tecnica leggendaria. L'ho parata! È bravo quel ragazzo, è più forte di quanto pensassi. Vai, Axel, tocca a te! E il passaggio è preciso per Blaze! Tornado di fuoco! Gol! I miracoli possono davvero accadere! La Raymond è finalmente riuscita a segnare una rete contro la Royal! Non mi sembra vero. Il nostro lavoro è finito, abbiamo le informazioni che volevamo. Il tiro di Axel non ha affatto perso potenza, al contrario, direi che è addirittura più forte di prima. La Royal mi ha appena comunicato che ha intenzione di abbandonare la partita. Perciò, signore e signori, la sfida finisce qui. Avete sentito, amici? È clamoroso! Gli avversari hanno deciso di abbandonare il campo! Ciò significa che la partita è vinta a tavolino dalla Raymond!